Bonelli, Borgheresi, Campagnano, Cardente, Comito. Con 14 voti favorevoli, nessuno astenuto e nessun contrario, il parere in merito alla proposta 218-2007, che esprime un parere contrario alla sopraindicata proposta di delibera, è approvato. Il Consiglio è chiuso, non ci sono altri argomenti a discutere. Grazie. Di anni, gli ultimi due, dal 2006-2008, di grande fatica e di grande conflitto con la società di Roma, perché quando i grandi progetti raccontati per 10 anni diventano trasformazioni della città, cantieri, cose, nasce anche un conflitto sociale. Si è messo in moto un mercato delle aree individuate dal nuovo piano regolatore, che ha spesso modificato anche gli assetti proprietari. Quindi noi abbiamo fatto le opere. Cioè, la società si è incazzata e ha votato dalle mani. Sì, quindi abbiamo sbagliato a fare opere. Sì. Ci troviamo all'ingresso della stazione Gondar, una delle stazioni della futura linea metropolitana B1. 5 chilometri, 4 stazioni, che sarà pronta, tranne l'ultimo chilometro, alla fine del 2011. L'ultimo chilometro invece, che arriverà appunto a Piazzale Ionio, sarà pronto alla fine del 2012. Che cosa ci possiamo inventare per prolungare la B1 fino al raccordo, alla futura stazione Mosca? Bisogna fare una valorizzazione immobiliare. In cambio di una valorizzazione immobiliare. In maniera tale da avere una forte spinta da parte del project financing di risorse private. Vi fosse un notevole versamento di oneri all'amministrazione per realizzare le infrastrutture di trasporto pubblico. In maniera tale che con quelle che saranno le risorse pubbliche riusciremo a reperire si possa completare quest'opera. Il comune scambia i trasporti con le case e i costruttori non fanno i servizi di qualità. I costruttori versano in cambio 80 milioni di euro, con i quali il comune prolungherà la metropolitana B1 fino a Bufalotta. Peccato che non ci sia ancora il progetto e che per i 4 nuovi chilometri di metrò occorreranno 600 milioni di euro. Si è addivenuti ad un compromesso, all'idea di un compromesso in cui, in cambio di una valorizzazione immobiliare, vi fosse un notevole versamento di oneri all'amministrazione per realizzare le infrastrutture di trasporto pubblico. È questo che ci scandalizza, che un'operazione di valorizzazione del fondiaria venga spacciata come rilevante interesse pubblico e quindi l'amministrazione l'appoggia e chiede in cambio 80 milioni di euro. Non è che rischiamo di ritrovarci di nuovo un tentativo come quello della delibera 218, se venisse riproposto da parte di qualcuno che ha pensato di trovarsi una sponda dall'altra parte. Allora, io dico che il rischio si può correre, ovvio che io voglio essere garante, almeno a livello locale, di questo. Certo. Voglio dire, sto dicendo delle cose molto nette, ma non a caso, certo. Perché voglio che poi un giorno qualcuno ti... E noi la stiamo riprendendo e ne lasciamo memoria chiara. Bravissimo, questo stavo dicendo, voglio che qualcuno possa tirar fuori questo certo. video e dire Bonelli ha detto questo e lo ha rispettato. Certo. A livello locale questo non verrà permesso. Conclusione è che io vi dico per la prima volta un pensiero che sto esternando a Radio Popolare. Nutro forti perplessità su quel progetto che ad oggi è solo sulla carta in merito al prolungamento della metro B1. Sono a favore della metro, ci mancherebbe. Grazie Presidente. Di dire ciò. Grazie. Ma nutro forti perplessità sulle opere di compensazione che dovrebbero far sì che la metro possa essere prolungata fino alla periferia estrema del nostro territorio. Si parla di... Proprio qui nel cuore dei cantieri metro B1 l'intervista con il presidente Municipio IV Cristiano Bonelli con TG Roma Talenti. Parliamo ai cittadini. Cantieri metro B1 di Piazzale Ionio, qual miglior luogo per parlare con il presidente del Municipio IV Cristiano Bonelli della prosecuzione della metro B1 da Ionio a Bufalotta. Presidente. Guardi, io prima di fare dichiarazioni così avventate ho voluto verificare, ho chiamato nel mio ufficio, nel municipio, i tecnici sulla vicenda del prolungamento e ad oggi ho poche informazioni per poter, come dire, delineare una situazione e quindi esprimere un giudizio finale. Da quello che però ho raccolto e a breve farò ulteriori incontri e quindi raccolta di informazioni, nutro fortissime perplessità
su un prolungamento che prevede una compensazione ai privati che realizzeranno il prolungamento pari a circa 1,5 milioni di metri cubi di cemento. Ora, è la delibera bufalotta, Presidente, praticamente. Beh, sì, diversa, come, però, diversa come logica, sì. Ma l'entità di... Però io voglio, come dire, con molta tranquillità dire che io non sono culturalmente una persona che sono contrario al mattone, come molti si dichiarano, e non lo voglio fare per opportunità, a maggior ragione. Dico soltanto che questo municipio ha bisogno di un momento di riflessione, così lo voglio chiamare, un momento dove l'amministrazione che gestisce oggi, che governa oggi il municipio, abbia la possibilità di avere in mano una situazione ferma da questo punto di vista, per poter mettere in atto una serie di iniziative che possono migliorare la qualità della vita dei cittadini in termini di viabilità, di tassi di inquinamento che sono arrivati a picchi che prima non avevamo, e quindi la possibilità di gestire il territorio oggi così com'è, non potendo ad oggi prevedere un aumento di cubature, che vuol dire aumento di residenti, ma soprattutto vuol dire per il governo locale aumento di servizi che ad oggi già sono insufficienti. Quindi io chiedo a tutti coloro che sono interessati, sia dal punto di vista imprenditoriale, sia dal punto di vista dell'amministrazione centrale, di avere un momento di riflessione che ci consenta di fotografare la situazione del nostro territorio, metterla a posto, cercare di capire quali sono le risorse economiche aggiuntive per gestirlo meglio, infrastrutture, viabilità, aumento delle linee del trasporto pubblico, aumento dei servizi intesi come personale amministrativo, sicurezza, che vuol dire aumento della polizia municipale e delle forze dell'ordine, perché non possono aumentare i cittadini e rimanere fermi i servizi che a loro si danno. Credo che sia, come dire, una dichiarazione responsabile, spero che sia responsabile, certo. Ed è un richiamo, un urlo che io faccio nei confronti di tutti coloro che sono sia interessati ma che hanno anche compiti di gestione di questa città. Spero che venga accolto come, diciamo, non una polemica, ma esclusivamente come una richiesta di approfondimento e di aiuto in un territorio che a oggi già soffre troppe difficoltà e troppe, fatemelo dire, sbagli che il passato ci ha donato. Grazie Presidente. Anche qui il prolungamento metro B1 da Ionio a Bufalotta, l'allarme forte nel quartiere, chiaramente so che non è una sua diretta competenza, però c'è la consapevolezza e anche un messaggio che noi mandiamo del fatto che c'è molto allarme per il fatto che si voglia fare queste opere con le valorizzazioni immobiliari per un municipio che in certe parti è già alla paralisi. Cioè, siete il quarto municipio, uno dei municipi con maggiore sviluppo. Ovviamente il problema del Comune di Roma è che, come tutti sanno, i cittadini ha difficoltà economiche e finanziarie, quindi i tecnici del Dipartimento appunto alla mobilità stanno studiando delle possibilità di valorizzare alcune aree per poter avere i fondi in cambio della metropolitana. Però lei è consapevole che questo è lo stesso municipio che nel 2007 ha bocciato la famigerata delibera Bufalotta, 1,5 milioni di metri cubi di edilizia residenziale che avrebbero già da quell'epoca dovuto consentire una trasformazione in residenziale per finalità abbastanza analoghe. No, e quindi è il problema di bilanciare la mobilità, quindi la possibilità di realizzare nuove metropolitane che comunque sono fondamentali, e chiaramente la possibilità di avere i finanziamenti o dal governo o dalla Regione Lazio, oppure chiaramente con altri interventi di valorizzazione per avere finalmente la rete metropolitana, che comunque rimane una priorità. Questo va fatto ovviamente bilanciando i pesi sui vari territori per evitare appunto le difficoltà che le... Questo è uno dei tre municipi che sono stati quasi travolti, e pensare ad esempio a soluzioni come una metropolitana leggera di superficie, sicuramente so che ha dei costi molto meno onerosi. Il municipio e il Dipartimento appunto alla mobilità ci sta pensando, stanno valutando le soluzioni migliori per i cittadini. Un'ultima domanda, lei in giunta, il sindaco penso abbia visto l'accorato appello del presidente Bonelli, è consapevole il sindaco del fatto che nei prossimi 2 anni e mezzo su questi temi si giocherà il consenso per l'attuale maggioranza comunale in municipio quarto? Sicuramente è un tema fondamentale, ma il presidente Bonelli fa bene a far sentire le sue ragioni. Per quanto mi riguarda cerchiamo di affiancarlo e di aiutarlo anche per i temi appunto di mia stretta competenza. È importante ascoltare la gente, perché la gente ha mandato un forte messaggio in questo municipio. No, abbiamo ascoltato, infatti stiamo cercando di fare quello che poi la gente chiede, cioè magari le metropolitane ma anche le piccole opere che sono quelle che assicurano una vita migliore. Però ascoltateci, mi raccomando. Stiamo già facendo. Grazie, grazie assessore. Grazie.